E rivolgo un invito, e scordiamoci il tifo, viva gli OGM sono come il demonio. Cerchiamo di fare un ragionamento libero da pregiudizi e il più possibile basato sui fatti, non sulle ideologie o sulle fisime. Chi vi parla si occupa ormai da molto tempo di questa cosa per la Fondazione dei diritti genetici per l'appunto, e che tra l'altro ebbe l'onore 8 anni fa, nel 2007, di guidare la grande coalizione Italia Europa Liberi da OGM, cui parteciparono l'esponente della CIA, se ne ricorderà, tutte le grandi associazioni agricole, tranne Confagricoltura, che però a numero di iscritti non potete competere con la Coldiretti, per esempio, anche se loro sono i latifondisti, diciamo, ma questo lo vediamo dopo, e l'associazione dei consumatori, gli ambientalisti, la piccola e media impresa, cioè una cosa straordinaria. E in 3 mesi raccogliemmo 3 milioni di voti firmati, cioè la gente veniva ai tavoli e diceva: io sono d'accordo con questa tesi, metto il mio nome e cognome e ti do il mio indirizzo, la mail e com'è. Inoltre, lo dico non per compiacimento, ma noi siamo riusciti a produrre qualche cosa, non vi stupite dell'affermazione, che non esisteva al mondo. E cioè, dopo, immaginate quanto lavoro, perché si è trattato di immagazzinare milioni e milioni di dati, abbiamo prodotto uno strumento telematico che si chiama BioSafety Scanner, quindi scanner di biosicurezza, che dopo aver mappato in modo particolareggiato minuziosamente tutta la superficie terrestre, con il semplice clic di un computer permette di verificare a chiunque portatore di interesse, quindi da singolo agricoltore, all'industria di trasformazione, eccetera, dove sono le produzioni OGM e in quale altra parte invece ci sono le produzioni o biologiche o di agricoltura tradizionale, o se sono invece miste ed altro. Questo strumento si è rivelato di così particolare efficacia che, avendolo noi messo, ovviamente tradotto in inglese, in internet, per così quasi per gioco, per vedere l'effetto che fa, nel giro di pochissimo tempo è entrato in uso da parte di istituzioni governative e filo governative, università ed altro, di ben 162 paesi del mondo. E questa è la ragione per cui abbiamo l'onore di poterlo presentare a Expo qui a Milano nel giugno prossimo, proprio come un esempio, diciamo, di qualità della ricerca scientifica italiana nel mondo. Quindi, per dire che non siamo una bocciofila, pur essendo una fondazione senza scopi di lucro e quindi una onlus e così via. Se vogliamo davvero ragionare, con semplicità ma in profondità, sulla questione OGM sì, OGM no, non dobbiamo essere semplicisti, perché la cosa è altamente complessa, non complicata, ma complessa. E quindi richiede l'intelligenza di considerare non un aspetto isolato dagli altri, ma tutti gli aspetti in correlazione tra loro. E quella che nel gergo, che la signora ben mi insegna, diciamo, degli specialisti, si chiama visione olistica dei fenomeni, no? Dal greco olon, che vuol dire tutto insieme, e nel greco, con l'articolo al nero singolare, to olon, vuol dire l'intero. Quindi, se uno si ferma all'aspetto scientifico, capisce solo una parte del problema degli OGM. Se viceversa un altro si ferma solo sull'aspetto economico e ignora quello scientifico, capisce una porzione. Se quell'altro si sofferma solo sull'aspetto, poniamo, ecologico, alimentare, ma ignora gli altri due, non capirà mai l'insieme delle questioni che riguardano gli OGM. Per cui vi ho avvisato, bisogna fare questo piccolino sforzo di attenzione critica. Anzitutto, visto che sono il primo a parlare, lo dirò io, la professoressa Tonelli credo che lo potrebbe dire con assai maggiore anche precisione di termini, domanda: cos'è un OGM? Perché mica è vero che non si sa. Cos'è un OGM? Molti pensano che sia una sorta di micro, diciamo, elemento, quasi forse un micro pezzettino di plastica, che viene preso con delle appropriate tecnologie e immesso in una pianta o in un organismo vivente, animale o d'altro, e che questo micro pezzettino di materia inerte sta lì, non disturba, non si muove e ogni problema è risolto. Col cavolo che le cose stanno così. Un transgene, dunque un OGM, è un frammento di DNA, quindi è materia vivente, che come tale perdura nel tempo, persiste, si modifica,
emigra al punto tale che una pianta geneticamente modificata può impollinare, rendendo transgenica una pianta naturale e non modificata a breve distanza, e può essere veicolato dagli agenti atmosferici, dal vento a seconda delle piante, dalla pioggia per esempio e da altri fattori. E chi di voi avrà voglia di leggere quel libro, che è bellissimo, non perché l'ho scritto io, io l'ho solo curato, diciamo, ho fatto il... Ma è bello perché ci sono dentro i contributi di ben 35 matti, ma matti da giuristi come Onida, filosofi come Emanuele Severino, da tecnici, scienziati, ricercatori ed altro, che però con 35 punti diversi di partenza arrivano sostanzialmente alle seguenti conclusioni positive. Troverete citate le parole di Dulbecco, che fino a prova contraria non è l'ultimo degli scalzacani, il quale dice: attenzione, non è affatto vero che introdotto un gene in una pianta si ha solo l'effetto desiderato. No, si ha quello e anche molti altri magari non considerati. Quindi vedete che già entriamo nella complessità. Quindi, ecco, dimenticate il battoncino che viene messo lì e sta buono e non crea conseguenze. Esempio del mais. È noto che il mais è stato geneticamente modificato per resistere alla piramide, eccetera, eccetera, questa farfalla che mangia e poi crea microtossine e vede questo passo. E però non fa solo questo, ad esempio, induce un aumento di produzione di lignina nella pianta, il che ha ricadute non positive nel suolo e per lo sviluppo del prosieguo della pianta stessa. Quindi vedete, già abbiamo un esempio della cosa. Uno degli asini volanti, non me ne capisco la signora, che viene propalato dallo schieramento filo GM, ma voi europei siete egoisti e vergognosi, perché non volendo gli OGM impedite che siano usati per sfamare i popoli poveri. Perché ho detto asino che vola? Perché tutta la letteratura scientifica, quella indipendente voglio dire, non quella pagata dalla Monsanto, è ovvio, internazionale e italiana, cito tra i mille un noto genetista nostro, Bugliatti, che immagino la prolettrice ben conoscerà, ti documenta incontrovertibilmente come, mediamente, le piante geneticamente modificate, ad eccezione forse del mais per il primo anno, attenzione, producono in media tra il 7 e l'8% in meno, non in più, in meno, delle piante naturali. Ed ecco la ragione per cui i paesi poveri del terzo mondo, e dopo lei implicherà, signora, ma io ce li ho, dopo le fonti, ma non comincia dalla piazza adesso, se no non arriva alla fine, mi direi. Allora, ho citato Bugliatti, lo conoscevo, lei può dissentire da Bugliatti, però a questo punto mi porti delle cifre che smentiscono Bugliatti. E più la letteratura americana, come faccio a perdere tempo? Senti, io non la interromperò. Perfetto, quindi allora, la riprova qual è? Ecco perché lei ha torto, evidente. Che i paesi poveri, che sono sì poveri ma non cretini, gli OGM non li coltivano. Andate a vedere la Namibia, lo Zimbabwe, l'Etiopia, il Congo, se sono vogliosi di coltivare OGM, no, perché hanno ben capito che verrebbero intiappezzati da quelle coltivazioni. Punto. E su questo non ci piove, chiaro? Seconda questione, no, fatti, poche parole. No, anche perché io sono in grado di dirvi, se mi ci mettessi, che cosa esattamente la signora dirà, cioè l'elenco di cavalli e di asini volanti che sono tipiche del repertorio filo OGM, ma che non stanno nel cielo di terra. Secondo, gli OGM sono innocui. Chi lo dice? Tranquilli, la Monsanto ha detto, io ho investito la manica di sotto. Ho inventato queste modificazioni genetiche di queste piante, mais, soia, cotone, e adesso fatemi il piacere, siccome io devo rientrare dei profitti che ho investito, comprateli, mangiateli e consumateli. Gli americani, notoriamente, come disse il grande Giorgio Gaber, è un popolo, quello americano, ma sfiorato dalla cultura. Mai, grande Giorgio Gaber. E come bolli hanno cominciato a mangiarlo senza nemmeno sapere che mangiavano OGM. E che succede?
Succede che negli anni tra il 1997 e il 2004, quindi in un arco di tempo consistente di 7 anni, si scopre che negli Stati Uniti le malattie connesse all'alimentazione, in modo particolare alcune forme di allergie, in 7 anni sono raddoppiate. Lo stesso identico fenomeno in Inghilterra a causa della soia transgenica. Siccome io sono intellettualmente onesto, aggiungo che questa non è la prova della pistola fumante, cioè della sicura connessione tra raddoppio delle allergie e nutrimento tramite OGM. Ma viva Dio, anche un infante capisce che se si verifica una situazione così di raddoppio, entro nell'arco di tempo tutto sommato breve di 7 anni, in cui milioni di persone mangiano OGM, non è che ti viene magari l'idea di fare uno studio epidemiologico di massa per vedere se c'è una connessione diretta o indiretta tra consumo di OGM e raddoppio delle allergie? No! Non esiste uno studio di questo genere dagli Stati Uniti in qua. Non l'ha fatto gli Stati Uniti, non l'ha fatto l'Europa, non l'ha fatto l'Italia, non lo fa un cacchio di nessuno, tantomeno ovviamente loro. Non è questa follia? Dopodiché, quando un povero scienziato, povero nel senso di grandioso intellettualmente, tu strani, non occorre che lo cito la signora Tonelli, a un certo punto scienziato ungherese si fa un mazzo così e documenta in modo inoppugnabile che nutrendo carni di topi con alimenti transgenici evidenzia nei medesime carie problemi endocrinologici, malformazioni, fenomeni teratogeni, tutto documentato, viene moralmente, scientificamente e politicamente spartato. Ma nessuno ha mai documentato la infondatezza delle sue evidenze scientifiche. Dirò di più, ma questo non lo dico adesso, che è una cartuccia che mi riservo a sorpresa della replica. No, perché mi viene da ridere. Risalgo indietro per una ragione, perché così capite meglio. Il fatturato della Monsanto, la principale multinazionale americana che produce queste robe, era di circa 6.000 miliardi di dollari, dei quali 3.000 erotti di guadagno netto. Quindi la materia, per così dire, produce profitti assai profitto. E perché li produce? Perché c'è il brevetto sopra. Non solo, ma guarda la furbizia. La stessa multinazionale che produce i semi geneticamente modificati produce anche l'erbicida e il fitofarmaco ai quali quelle piante geneticamente mutate sono resistenti contro le infestanti. Quindi doppio profitto. E il contratto che la Monsanto fa al contadino è inoculante. Non solo ti dice che devi comprare oltre le sue sementi anche il glifosato, il Roundup Ready, cioè i suoi fitofarmaci, ma ti dice anche che tu non puoi riseminare l'anno successivo quei semi, ma che ogni anno per contratto sei vincolato a ricomprarli di sana pianta da lei. E quando Vandana Shiva, probabilmente esagerando con le cifre, parla di migliaia di contadini indiani che si sono suicidati grazie a questo doppio capestro, dice una cosa che non si può contestare con le chiacchiere, perché lei in India ci sta e io, per quel che mi riguarda, no. Ci hanno provato in molti, ma la verità è questa. E mi avvio alla conclusione. Sono un esempio sentito? Stringo. Italia. Da noi, purtroppo, amico della Confagricoltura, come lei sa, la proprietà agricola è in media tra gli 8 e 10 ettari. Salvo qualche latifondo che voi rappresentate, che può avere anche qualche migliaio di ettari, ma siete una minuscola eccezione. Come sapete, se io voglio coltivare un campo di mais transgenico o di cotone, se fosse possibile in Italia, ma fermiamoci al mais, devo garantire una zona di rispetto. Cioè, qua c'è il mio campetto, qui c'è quello di Sergio, io non è che posso coltivare il mio mais transgenico fino al confine di Sergio, perché sennò gli inquino le sue piante naturali,
devo mantenere una zona di rispetto che varia da paese a paese, ma che è cospicua. Per quello dico in soldoni, se noi ci mettessimo un giorno a coltivare l'intera pianura padana con mais transgenico, calcolando le zone di rispetto che dovremmo lasciare tra un appezzamento e l'altro, vorrebbe dire che un quarto della pianura padana non potrebbe essere coltivato. D'accordo? Aggiungo e ripeto, poiché la proprietà agricola in media è di 8-10 ettari al mese, voi capite cosa significa questo? Noi non abbiamo le grandi estensioni delle pianure americane, argentine, canadesi, no? D'accordo? Ce l'abbiamo. E quindi non basta. Come voi sapete, il nostro paese, in mezzo ai mille peccati che ha, ma ha dei pregi straordinari. Siamo conosciuti nel mondo per la moda, la Ferrari, qualcos'altro, ma in particolare per la prelibatezza dei nostri cibi, vini, che tutto il mondo apprezza, compra, consuma, paga anche bene, e che addirittura cerca di imitare. Perché cerca di imitare? Perché evidentemente non si imita una cosa scadente, si cerca di imitare una cosa eccellente. Perfetto. Se noi ci mettessimo a coltivare OGM, mais transgenico, olivi transgenici, vite transgeniche e compagnia bella, e voi capite che questo ben di Dio di cui noi oggi godiamo e produciamo, che è fatto di secoli di esperienze, di conoscenze, di storie millenarie, di qualità, di valore aggiunto, abbiamo la migliore agricoltura tra le migliori meccanizzate del mondo, andrebbe a farsi fottere. Perché? Perché lo dico io? No, perché lo dicono i fatti. Nel senso che a quel punto noi produrremmo un vino, un grano, un mais, che indifferentemente può essere prodotto negli Stati Uniti, in India, in Cina. Chi cacchio ci compra? Perché io dovrei preferire il tuo mais transgenico italiano piuttosto che quello americano? No, invece adesso il mio vino, se vuoi davvero bere un buon bicchiere, lo devi comprare da me, perché i manchi francesi ce l'hanno buono come il mio, capite? Pensate al contraccolpo che avremmo sulla bilancia commerciale, la bilancia dei pagamenti e così via. E potrei continuare fino a domani mattina, ma per rispetto non abuso del tempo, avrò modo di aggiungere altri argomenti eventualmente successivamente, ma ho elencato le, non tutte, ma un piccolo numero delle ragioni per cui mettersi a coltivare OGM, soprattutto da noi, equivarrebbe a fare una scelta da celebro mesi, né più né meno. Da mentecatti. Ma, questa me la devi dire, noi non siamo solo per il no agli OGM, per tutte queste ragioni dette. Siamo per che cosa? Per una biotecnologia benefica, amica dell'ambiente, e che io, alternativa agli OGM, che è la biotecnologia del futuro. Guarda caso, è la biotecnologia benefica raccomandata dalla FAO. Appunto per spavare anche i popoli poveri. E qual è? È la MAS, da un acronimo inglese che significa Marker Assisted Selection, la quale si limita, quando giù a colpi di macete, a incrociare i geni all'interno di una stessa specie, non tra specie diverse come gli OGM, all'interno di una stessa specie, grano, pomodoro con pomodoro, poliamo, pero con pero e via di questo. Guardate, questa tecnologia non è nuova, qui il bello, e queste cose la gente non lo sa, ha quasi 30 anni di esistenza e l'Italia con i CRA, cioè i centri di ricerca agricola del Ministero dell'Agricoltura, è all'avanguardia nel mondo. E con questa tecnologia, che non ha nessuno degli scompensi, dei rischi e dei pericoli, delle controindicazioni degli OGM, che ripeto, incrociano tra loro geni di specie diverse, ecco la diversità radicale, non sempre, ma la più delle parti, che obiezioni mi fanno, non sempre, lo so anch'io, allora, e però il transgene non a caso si chiama così, no? Il latino ha una etimologia, così è transgene, lo capiscono anche i bambini, no? Allora, questa biotecnologia benefica, di cui il nostro paese è all'avanguardia, è rimasta negletta per via della sbornia fino a OGM. Ma sapete l'altra sottile ragione per cui è rimasta negletta? Perché le piante modificate con questa tecnologia non consentono di metterci sopra il brevetto. Ti sa, capiti? Cioè non si lucra come con gli OGM. Niente profitto.
Capito allora? E noi dovremmo essere così idioti da farci infinocchiare da una multinazionale perché ci vuole guadagnare sopra. E ce la mena con i ronzini volanti che non esistono, che loro fanno nel terzo mondo, che questo non ha problemi sulla salute, che tu mangi tranquillo Sergio che il tuo fegato non ne risentirà, quando tutte le evidenze scientifiche che hanno casomai ti fanno sospettare il contrario, beh, lo smetto, insomma, credo che ci siamo capiti.